Buongiorno cari lettori, siamo al Kennedy e grazie a Renata e al suo marito Vittorio riusciamo a fare un'intervista ai responsabili della squadra di baseball. Comincio. Allora, intanto cominciamo col presidente. Si vuole presentare ai nostri lettori? Non sono presidente. È un responsabile. un collaboratore del Milano Baseball 46. Bene. Che è la più antica società italiana, perché è stata costituita nel 1946 e praticamente questo... L'anno in cui sono nato io, quindi... 46, allora a maggior ragione è importante. Certo, certo. E questo campo è stato inaugurato... Intanto inquadriamo Vittorio. È stato inaugurato nel 64 e dedicato a John Fitzgerald Kennedy. Ha conosciuto... Ed è alle spalle dell'ospedale San Carlo? È all'ospedale, sì, zona 7. Zona 7, sì, Baggio San Siro. Sì. Dica, come vi trovate con... Questo campo ha visto i trionfi del Milano, dell'Eurofon, del Milano... anni 70 e 80, che è stato, ha vinto la società, ha vinto 8 campionati italiani, delle coppe europee, dal palmarès è abbastanza nutrito. Bene, la interrompo perché poi avremo occasione magari di scrivere più cose. Noi nell'intervista filmata chiediamo se è possibile la sinteticità, ma è importante... Giusto. Anche quello che lei stava dicendo, poi lo scriveremo. Tanto inquadriamo la scritta di John Fitzgerald Kennedy. Allora, lei ci ha parlato anche, voi naturalmente avete dei rapporti col Comune di Milano, che oltre che a darvi questa concessione vi darà anche un sostegno, un aiuto per la vostra attività. No, purtroppo le attività dal lato economico non siamo supportati dal Comune. Comunque abbiamo in concessione per 19 anni il campo, che ha bisogno delle parecchie migliorie, e questo è dato soltanto dalla buona volontà di noi volontari e soci del Milano Baseball, che si supporta soprattutto, si basa sulle leve giovanili. Noi abbiamo 130 bambini che gravitano su questi campi, su questo e quello più piccolo per l'attività proprio mini. Sì. E 130 bambini suddivisi nelle varie categorie che giocano nei campionati, partecipano ai campionati. Quindi mi perdoni se la interrompo, ma... con la concessione già vi aiuta, se non vi fa pagare il terreno è già un bel aiuto. Ma Vittorio ci accennava anche a diverse attività che fate. Siamo introdotti nelle scuole della zona bene. E con dei nostri tecnici. La interrompo un attimo, sospendiamo.